Allora, che cosa significa per un clinico sistemico lavorare online e che genere di opportunità rappresenta? Rappresenta un'opportunità per chi lavora con le famiglie, in particolare, rappresenta un'opportunità molto grande e non solo da oggi, non solo da oggi che tutti quanti ci siamo un po' riorganizzati per lavorare a distanza, ma rappresenta un'opportunità da sempre, perché chi lavora con le famiglie sa che per esempio, le famiglie non sempre vivono insieme, non sempre vivono tutte unite. I figli vanno a vivere in altri posti o vanno a studiare in altri posti per periodi più o meno limitati, ma poi spesso le famiglie si separano. Qualche volta abbiamo bisogno di parlare con due genitori che stanno in due posti diversi, anche molto lontani tra di loro. E quindi lavorare online è un'opportunità da quando abbiamo dovuto accettare l'idea che la famiglia non vive sempre in una unità di spazio e di tempo, diciamo, per dirla in termini narrativi, ma che dobbiamo riuscire ad espandere i confini dei nostri studi e dei luoghi dove riceviamo le persone. È un'opportunità ancora di più perché dobbiamo fare i conti col fatto che semplicemente siamo in un'altra dimensione, insomma. Un'altra dimensione in cui appunto è difficile applicare delle conoscenze a priori che abbiamo. Anche la familiarità che abbiamo con il linguaggio non verbale, perché il linguaggio non verbale semplicemente online funziona in un altro modo, funziona in un modo completamente diverso. Si dice da più parti che le comunicazioni online penalizzerebbero la comunicazione non verbale. Questo in realtà non è vero. Semplicemente è facile pensarlo perché tutto il corredo non verbale di una comunicazione a distanza per molti aspetti è piuttosto diverso da quello al quale siamo abituati. E però esiste ed è ingente, ma difficilmente possiamo applicare adesso, come dire, delle competenze già acquisite e difficilmente possiamo acquisire delle competenze definitive sulla questione, proprio perché le situazioni sono sempre diverse. Noi vediamo le persone in contesti sempre differenti, li vediamo nelle loro case, li vediamo perfino nei loro luoghi di lavoro, li vediamo perfino in viaggio. Questo ci rende necessario non fidarci tanto di alcune di un tot, di un complesso di competenze e di capacità che abbiamo appreso. Ma ci costringe bezzognanamente a apprendere ad apprendere, cioè lavorare con un approccio e con una flessibilità tali da farci ogni volta delle domande su quel tipo di contesto nuovo e anche appunto su quel contesto e su quella cornice non verbale nella quale lavoriamo. Molto spesso è anche complicato affidarsi a delle categorie diagnostiche. La domanda con questo paziente posso lavorare in questo contesto è una domanda che dobbiamo farci ogni volta. Che dobbiamo farci ogni volta e che dobbiamo affidare più alla nostra competenza e sensibilità clinica che a qualche tipo di risposta precostituita. Per cui, in che senso rappresenta un'opportunità per il terapeuta sistemico? Rappresenta un'opportunità nella misura in cui lo costringe a pensare. E perché lo costringe ad essere curioso, lo dico in senso cecchiniano, evidentemente, che vuol dire non dare mai niente per scontato, e vuol dire rimanere aperto a tutti i modi possibili di costruzione di significati e di senso, insomma, anche quelli che a lui sembrano più estranei o più distanti. Quali possono essere i punti di forza del Milan Approach? Credo che in parte questo abbia a che fare anche con quello che dicevo poco fa. Un punto di forza del clinico sistemico, per esempio, è il fatto che siamo abbastanza addestrati a non cadere nelle descrizioni binarie, insomma. Mettiamola così. L'argomento di cui si dibatte di solito, per esempio,
è se le relazioni a distanza, le relazioni online siano relazioni autentiche. Allora, il punto di forza di un clinico sistemico, secondo me, è quel tanto di scetticismo nei confronti di queste descrizioni binarie per cui al mondo ci sarebbero cose autentiche e cose inautentiche, insomma. Direi che se posso dirlo, insomma, noi siamo portati, siamo, come dire, siamo abbastanza addestrati a farci domande un po' più interessanti qualche volta, no? Per esempio, più che domandarci se questo genere di relazione è una relazione vera, no? Secondo me possiamo domandarci in che senso è vera questa relazione, qual è la verità di cui è portatrice questa relazione. Invece di domandarci, appunto, se ne parlava prima, se ci sia o non ci sia il non verbale, probabilmente a un sistemico viene abbastanza naturale domandarsi come funziona il corredo non verbale di una comunicazione del genere, di che cosa è fatto. Non tanto se ci sia più o meno non verbale che in altre dimensioni, ma come funziona il non verbale in questo specifico contesto e dentro questa cornice, dentro questo rettangolo nel quale ci incontriamo. Credo che un po' questo sia il punto di forza del Milan Approach, che mentre in giro si discute di questioni binarie, insomma, spesso poco interessanti, diciamolo francamente. Un modo più interessante di porsi le questioni non è tanto in termini di più o meno, meglio o peggio, ma è cercare di incuriosirci al modo specifico in cui questo contesto funziona e in cui funzioniamo noi dentro questo contesto. Perché d'altra parte un sistemico è questo anche e soprattutto è un clinico dei contesti. Parte del nostro lavoro è leggere i contesti. E soprattutto parte del nostro bagaglio è pensare che i contesti non sono quelli che sono in assoluto e definitivamente, no? Anche, come dire, noi lo sappiamo bene che non soltanto il contesto esercita un'influenza verticale su quanto è contenuto nel contesto, ma quanto è contenuto nel contesto a sua volta può esercitare quella che chiamiamo una forza implicativa, no? E quindi agire sui contesti e modificare i contesti. Per cui il punto di forza è pensare che i contesti non sono dati una volta per tutte e qualunque descrizione definitiva si fa di un contesto, soprattutto in termini di meglio o peggio, giusto o sbagliato, è una descrizione banale e fuorviante. Insomma, saperlo, ci permette un raggio d'azione molto più ampio.